Torniamo a Milano, al Pio Albergo Trivulzio, dove questa mattina il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, ha partecipato a un incontro dal titolo Il welfare di domani, dedicato allo Stato sociale in Lombardia. Ilaria Tettamanti. Presidente, dopo il centro multiservizi di ieri a Varese per le disabilità alle famiglie, oggi la presentazione di un fondo regionale a sostegno di queste fragilità. Abbiamo istituito un fondo regionale a sostegno della famiglia e delle fragilità, delle persone con fragilità. Si rivolge a 15.000 persone. Un fondo che ha attualmente in dotazione 50 milioni di euro, quindi un impegno rilevante di regione. Prevediamo di arrivare oltre 300 milioni di euro. È il welfare sistema modello Lombardia, di cui siamo molto orgogliosi, che si basa sul principio di sussidiarietà. Il pubblico, ma il coinvolgimento del privato, delle reti familiari e di tutte le associazioni. Vogliamo dare una risposta concreta, efficace a chi soffre, a chi è fragile, a chi non ha altro mezzo se non l'aiuto pubblico. E oggi è una giornata importante perché abbiamo illustrato il primo provvedimento concreto di questo grande progetto. Presidente, ci saranno tagli annunciati, 350 milioni per il 2014, lei ha detto abbiamo fatto fatica oggi a trovare queste risorse, ma non ci rinunceremo. Abbiamo delle priorità che sono il sistema sanitario lombardo, il sistema di welfare, l'aiuto alle persone in difficoltà e quindi facciamo i salti mortali, ma dobbiamo trovare le risorse per contrastare il taglio inopinato che il governo ha fatto nella legge di stabilità di 350 milioni alla Lombardia. E l'altro obiettivo è quello di non aumentare la pressione fiscale, anzi, nella legge di bilancio che domani porterò in giunta, porterò anche la riduzione dell'IRAP per lo start-up, per i giovani che vogliono mettere su una nuova azienda e probabilmente qualche cosa anche sul fronte dei ticket. È un taglio che non ci aspettavamo e che ci costringe a fare i salti mortali, ma siamo abituati a fare i salti mortali. Sì, ma ho letto questa cosa di Repubblica. Allora voglio precisare, primo, che noi non c'entriamo niente. La giunta mia non c'entra niente. È una cosa del 2010. Del 2010, quando io mi occupavo d'altro, e poi nel 2011 è stata fatta una legge regionale che ha abolito i vitalizi. Quindi è una roba del 2010, presentata così come è stata presentata da Repubblica, sembra che sia stata una cosa scoperta adesso di cui io sia responsabile. Preciso che non c'entriamo nulla, che è una cosa vecchia e la soluzione c'è già stata. Abbiamo abolito i vitalizi per i consiglieri regionali. Dopodiché, chi vuole sollevare scandali a prescindere dalla realtà dei fatti, faccia pure. Però io voglio che i cittadini sappiano che la Regione Lombardia è intervenuta nel 2011, ha abolito i vitalizi. Qui parliamo di robe vecchie che non c'entrano con l'attuale Consiglio regionale e soprattutto con l'attuale Presidente, cioè il sottoscritto. Presidente, c'è questa ipotesi che il governo rilevi la quota della provincia di Expo, lei come la valuta? Ne ho parlato con Giuseppe Sala qualche tempo fa. C'è questa richiesta della provincia di abbassare la propria quota allo 0,5 e bisogna trovare un soggetto che sostituisca la provincia e che magari paghi anche i debiti che la provincia ha con Expo. Una delle ipotesi era quella della partecipazione del governo. L'annuncio che oggi ho letto sui giornali in realtà non è una decisione presa, ne ho parlato proprio stamattina sia con Giuseppe Sala sia con il presidente Letta e entrambi mi hanno detto che è una delle ipotesi, ne hanno parlato, ma non è ancora una decisione presa. Ovviamente dovrà essere presa e presa rapidamente perché è un problema che va risolto. Questa è una delle ipotesi, ma non è una decisione che è già stata presa. Valuteremo nelle prossime settimane, ci sono anche altre proposte rispetto a quella che il governo aumenti la sua quota al 50%, proposte che vengono dal territorio e io sono più favorevole alla partecipazione di altri soggetti istituzionali lombardi piuttosto che all'aumento della quota del governo. Se non ci sarà altra possibilità, però va bene anche l'aumento della quota del governo. Ferma. Altre camere di commercio. Ci sono disponibilità di altre camere di commercio interessate a partecipare. Valuteremo nei prossimi giorni questa eventualità.
Ha parlato oggi anche di sostegno agli oratori, ci può dire qualcosa in più al proposito? No, non ho parlato di sostegno agli oratori, ho fatto presente che metà degli oratori italiani sono in Lombardia e questa è una rete che ha risvolti sociali molto importanti e interessanti. Io ho frequentato l'oratorio da ragazzo, ho imparato a giocare a calcio, si fa per dire lì, e quindi sono molto attento a questa realtà che ha un impatto sociale rilevante e fa parte del sistema di welfare, fa parte del sistema di sussidiarietà. Stiamo studiando le forme per coinvolgere di più e meglio, dando anche sostegno alla rete di solidarietà, non solo agli oratori, perché fa parte integrante del modello di welfare Lombardia, del welfare modello Lombardia. Obiettivo di legislatura, come ho già detto, cioè abolire i ticket. È un impegno rilevante dal punto di vista finanziario. Non ci fosse stato il taglio di 350 milioni, una parte di questi sarebbero stati destinati alla riduzione dei ticket. Purtroppo il taglio c'è e dovremo valutare in questi giorni e poi in Consiglio regionale come procedere. Ma certamente non ci sarà aumento della pressione fiscale, non ci sarà diminuzione delle risorse per il sistema di welfare, per il sistema sanitario, e vedremo di trovare, se ci riusciamo, risorse che diano il segnale che cominciamo a ridurre anche i ticket.